Il gruppo di quest'anno è un gruppo di Under 16 che ha partecipato al campionato Under 16 della Federazione Pallavolo e in più attualmente sta svolgendo il campionato ACLI, che è un campionato che si integra a quello della Federazione. È terminato uno, comincia l'altro, e questo ci consente di portare avanti l'attività fino alla primavera inoltrata, perché altrimenti l'attività sarebbe troppo breve. Abbiamo già iniziato il secondo campionato e ci siamo scontrati con squadre molto forti, diciamo, almeno rispetto a noi. Infatti, vabbè, quelle lì le abbiamo perse, però finora comunque il risultato è abbastanza positivo. Il gruppo è composto da ragazze del 94, ragazze che l'anno scorso disputavano il campionato Under 14, sono al primo anno Under 16. E per quanto riguarda l'attività, direi che l'anno prossimo dovrebbe essere per loro il secondo anno Under 16, dovrebbe chiudere il ciclo del passaggio dal campionato giovanile più basso al campionato giovanile intermedio, che è preparatorio poi al successivo Under 18. Insomma, siamo una squadra abbastanza unita che si aiuta, appunto perché a pallavolo è un gioco di squadra. Quindi mi sono trovata bene, anche perché siamo riusciti a integrarci tutti nel gruppo, perciò direi che siamo una bella squadra, insomma. Il gruppo è un gruppo di ragazze che proviene appunto dalle giovanili, dal mini volley e dall'Under 14 dell'anno scorso, che sta lavorando molto intensamente, molto seriamente, le presenze sono sempre molto buone, l'impegno è sempre adeguato. E direi che sotto l'aspetto anche della presenza in palestra, dell'atteggiamento, è molto positivo. Abbiamo vinto il campionato Under 15, mentre quello Under 16 no, però c'erano squadre con giocatrici più grandi di noi, quindi direi che è andato bene lo stesso. Abbiamo imparato a essere un po' più forti e avere un po' più grinta nel gioco. Il lavoro è impostato perché ci sia una crescita tecnico-tattica delle ragazze, per cui non è un lavoro che è finalizzato all'immediato, anche se i risultati positivi danno sempre un feedback buono, però non è questa la cosa importante. Non ci sono promozioni, non ci sono retrocessioni, l'importante è che le ragazze giochino e crescano. Siamo molto legate e abbiamo visto che anche le altre squadre sono legate tra loro. Sono migliorata un po', anche la squadra è andata avanti lo stesso migliorando.